Ciao, oggi vi faccio vedere la... Niente, non vi faccio vedere niente. Perché? Perché ultimamente sta popolando questa 10 gigabit che va a una velocità stratosferica, mentre noi stiamo qui a lottare per 100 mega, 200 mega. Eccoci qua. Noi siamo quelli che teniamo duro. Per quelli che non ha ancora la fibra ottica dentro casa, purtroppo massimo che possiamo arrivare è ai 300 mega e così via. Non abbiamo molto di più. Ecco perché volevo fare questo video più che altro per spiegare a quelle persone, a quegli abitanti in posti sperduti, in case di campagna di qua e di là, dove vi fanno vedere questi video con 10 gigabit di velocità di internet. Mi dispiace, voi e noi, anche io, non posso ancora averla perché non ho la fibra ottica a casa. In alcune zone è arrivata, quindi possiamo richiedere questa connessione internet, mentre in altre no. Quindi questo era un video più che altro per spiegarvi, perché non ve lo spiegano certe volte, che questi tipi di connessione non è che possono averlo tutti, ma lo possono avere soltanto quelli che hanno la fibra ottica che arrivano dentro casa. Quindi con questo video volevo spiegare alcune differenze. Volevo spiegare la differenza tra FTTC e FTTH. Allora, FTTC significa Fiber to the Cabinet. Che significa Fiber to the Cabinet? Che la fibra ottica arriva alla cabina e dalla cabina alla vostra abitazione arriva tramite il doppino telefonico, cioè quel filo rosso e bianco che vedete dentro casa o avete quel doppino telefonico che avete lì in casa, e la vostra connessione massimo che vi arriva sono 200 mega, 300 se vi va bene e se avete una linea abbastanza nuova. Invece FTTH, quella che vedete con la velocità ultra veloce 10 gigabit e tutto quanto, quella significa fiber to the home. Fiber to the home significa che la fibra ottica, la borchia ottica, vi arriva proprio direttamente nella vostra abitazione. E quando avete quel tipo di connessione, la vostra connessione è nettamente superiore. Ci sono adesso nuovi operatori che vi portano la linea fino a 10 gigabit e vi danno la possibilità di andare a quella velocità. È una cosa favolosa, certo. In alcuni posti c'è, perché nelle grandi città ormai la connessione con la fibra si sta attaccando. E mentre per altri paesi, come il mio ad esempio, ancora la fibra non è arrivata, ci dobbiamo allacciare alle connessioni, quelle o via aerea o via cavo in FTTC. Quindi questo era un video per spiegarvi queste due differenze. Poi avete a disposizione il tecnico digitale, se non l'avete ancora capito, qui sopra, qui sotto mettete, c'è il link per contattarmi per vedere se potete avere una connessione migliore. Certo, io vi ho fatto altri video dove spiego come migliorare la vostra rete internet, come migliorare il vostro wifi, e già da quello potete andare avanti. Per esempio, se avete un modem molto vecchio che non funziona, il mio consiglio è di cambiarlo, è di sostituirlo con un nuovo, o contattate il vostro operatore e ve ne mandano un altro. Ci sono tante soluzioni. Se volete una cosa dedicata, c'è il vostro tecnico digitale e proviamo a trovare una soluzione. Per quanto riguarda l'altro, la fibra già lo sapete. Poi ho già fatto un video dedicato dove vi faccio vedere pure la borchia ottica, come funziona e come è fatto il collegamento. Quindi questo era solo un video di spiegazione, poi nei prossimi video vi andrò a spiegare passo passo tutta la rete internet. Così capirete ovviamente la differenza e poi vi metterò a confronto anche dei
degli operatori che ho a disposizione dove possiamo vedere se la vostra velocità è migliore o no. E se avete copertura. Quindi, se ancora non l'hai fatto, prima cosa ti invito a iscriverti al canale, lasciare un like e ci vediamo ai prossimi video. Soprattutto se hai problemi, contattami qui sotto. Ciao a tutti da Andrea Lanciotti, il vostro tecnico digitale. Ciao!